Buongiorno. Buongiorno! Dietro di noi ci sarà uno spettacolo tra pochi minuti tra i migliori che potrete vedere sulle Alpi Apuane, l'alba del Monte Forato. Thank you for the sun, thank you for the moon, thank you for the stars at night and the darkness too. Bless you for your peace, bless you for your grace, bless you for your perfect love and your perfect ways, and all shall be well. Magari non ci vedete noi, però l'importante è che vediate dietro di noi quello che sta succedendo. Dove lo trovate uno spettacolo del genere? Dove lo trovate? Dove lo trovate una cosa del genere? Venite sulle Alpi Apuane, non andate in giro in posti strani, guardate qua. Non prendere le caramelle dagli sconosciuti, è un po' quello il discorso. Che spettacolo. È un bel buongiorno questo. Sicuramente dopo aver visto queste immagini vorrete anche voi venire a godere di questo spettacolo dal vivo. L'Alba del Monte Forato è un evento, se non l'evento delle Alpi Apuane, che si protrae per un lasso di tempo molto ampio, tra virgolette, perché da giugno si riesce a vedere fino a luglio. Poi ovviamente a seconda di quando volete venire a vedere l'alba varia il luogo da dove è visibile, perché ovviamente non è che è visibile da ovunque. Noi siamo a località Pianello, poco sopra Pruno, e raggiungibile questo luogo a 2 minuti a piedi dal parcheggio qui del paese di Pruno. È un luogo molto comodo. Abbiamo consultato la pagina Facebook I Raggi di Belen, che è un'associazione di volontariato della zona, che ha pubblicato con varie foto gli orari e i luoghi da cui si riesce a vedere questa alba del Monte Forato, che è un qualcosa di incredibile. Quindi veramente venite a vederla e poi taggateci nelle foto che mettete sui social, perché siamo curiosi di vedere le vostre reazioni. Mi sono guardato questa bellissima alba comodamente seduto su questo sgabellino mini. Comunque vi raccontiamo un pochettino la giornata di oggi. La giornata di oggi, che in realtà l'avrete già letto dal titolo, però vabbè, ve lo racconto uguale, prevederà, oltre all'alba che abbiamo appena visto, anche il tramonto, e lo faremo direttamente sulla cima del Monte Forato. Siamo tornati alla macchina perché l'alba l'abbiamo vista da Pruno, però per salire sul Monte Forato, visto che appunto faremo tramonto e quindi faremo notte, abbiamo deciso di fare un sentiero che conosciamo bene, ossia quello che passa da Foce di Pietrosciana e parte da Stazzema, da Casa Giorgini. Perciò adesso prendiamo la macchina e ci vediamo là. Però prima di andare là, attivate il campanaccio, iscrivetevi al canale, che almeno sapete quando esce il video, quando... Sono importanti le notifiche. Ma poi dai, digli un po', ma cosa gli facciamo vedere? Cioè, cosa gli facciamo vedere? Facciamo vedere l'alba sul forato, il tramonto sul forato, l'alba in Pagna, forse, chi lo sa. Ma che modi sono? Ci stavo parlando, mi interrompi. Stavo dando un po' di preview, almeno si scriveva. Non si possono dire certe cose. In realtà per voi è passato mezzo secondo, per noi è passata una mattinata intera. Sì, però abbiamo sfruttato per lavorare un po', fare un po' di roba anche per il canale. Soprattutto per il studiamo canale. Studiamo tanto per voi. Un po' di programmazione fa sempre bene. Sì. E adesso comunque siamo molto vicini a Casa Giorgini, abbiamo lasciato la macchina e iniziamo a salire. Abbiamo pranzato. E abbiamo pranzato anche. Minchia, sappiamo pranzare. Aha. Le caprette! Fatti i primi metri, siamo arrivati a Casa Giorgini. Posto stupendo. Ci sono le caprette e in realtà sai che una volta c'era anche un mulo, o forse più muli. Però adesso non li tengono più. C'era un mulo. Povero mulo. È vero, povero mulo. Locanda B&B Casa Giorgini. Non suona, Nick? Io volevo attivare il campanaccio. Non suona questo. Però voi potete farlo. Attivate. Guarda qua che piante! Fighe! Guardale! Vediamo un po' se riesco a mettere bene a fuoco da vicino. Sì, più o meno. Più o meno, insomma. Che strane.
è successo qualcosa di surreale. Stavamo camminando beatamente per il nostro sentiero mentre ci arrivano incontro una famigliola, sì, di tedeschi, probabilmente, tedeschi sì. probabilmente, con una capretta al seguito. E ci dicono che stavano arrivando dall'Alto Matanna e ci chiedevano, appunto la capretta veniva dall'Alto Matanna e li ha seguiti tutto il tempo, e ci chiedevano se potevamo prenderla con noi per riportarla in su. Però la capretta, a quanto pare, si vede che gli piace di più il piace tedesco, loro, si vede che sì. è una capretta sarebbe tedesca. Stato molto bello andare in giro con una capretta, sì. particolarmente bello. E vabbè, andata male. Percorrendo questo tratto di sentiero mi sembra di essere all'interno del Signore degli Anelli. L'ho sempre creduto, con tutta questa erba e le rocce bianche, un po' foreste fuori dalla contea, foreste degli elfi fuori dalla contea. Sì, 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 sono d'accordo. Ma non l'hai mai visto te? Noi continuiamo per la foce di Pietrasciana, mentre di qua si va alla foce di Grattaculo. È troppo bello. Hanno una creatività per i nomi veramente bella. Sì, tra l'altro vorrei sapere perché. Cioè, c'è un perché. Se lo cerco, ora lo cerco. Ma voglio sapere un perché. Voglio sapere, cioè, perché Grattaculo? L'acqua è sempre buona. Soprattutto alla fontana del Moscoso. Rifornimento acqua fatto e adesso continuiamo. Stiamo salendo sulla destra, mantenetevi sulla destra e salite verso il forato. Altra deviazione, stavolta si prosegue sulla sinistra, comunque c'è il segno sulla roccia. Sentiero 6. Eccoci a Foce di Pietrasciana, siamo fatto l'ultima strappata. Stiamo godendo un po' di panorama che si apre qua, bellissimo, sulla zona del Procinto, i bimbi, il nonno. Poi dietro qua abbiamo anche il croce. Mentre dietro di me, alle mie spalle, si prosegue verso Forno Valasco, sempre con il sentiero numero 6. E qui, alla mia destra, c'è il sentiero che invece percorreremo per tornare indietro stasera, che è il 131. Mentre adesso noi prendiamo verso l'alto, dalle roccette, e siamo quasi a Monteforato. Foce di Pietrasciana è un crocevia importante dal punto di vista storico. Si può notare ovviamente dalla marea di sentieri che ho appena elencato e che si incrociano qua. È sempre stata la via di collegamento tra l'Alta Versilia e la Garfagnana, e ci fu indietro nel tempo, tanto tempo fa, il dubbio se far passare di qui una strada carrozzabile che potesse collegare appunto la Garfagnana alla Versilia. Poi si optò per la vecchia strada del Cipollaio, che all'epoca era una ferrovia, e si scelse quella fondamentalmente perché c'era la presenza del marmo e quindi si preferì utilizzare quella invece che costruire una carrozzabile qui, grazie a Dio, aggiungo io, perché qui è veramente bello. Comunque stavo ripensando che la petizione che vi dicevo la scorsa settimana probabilmente ha funzionato, perché oggi è una giornata stupenda. Queste roccette. Nick, ridammi subito la mia macchina fotografica. No, è mia. Queste roccette sono veramente fantastiche. Pochi metri, perché abbiamo fatto veramente forse 10 metri in avanti e ne fai 20 in salita, aiutandoti un po' con le mani. È molto figo. Però appena sali vedi già qualsiasi cosa dietro. Guardate tutta la valle dietro della Garfagnana di Forno Valasco, e dietro dalla parte di qua anche il Procinto. Io con il mio zaino qui dentro. Allora ragazzi, abbiamo incrociato la ferrata Salvatori, che è la ferrata nel Monteforato, è un'alternativa per arrivare alla vetta più alta delle due vette del Monteforato, alla quota di 1230 metri circa. E questa ferrata percorre la cresta sud-est del monte e fu inaugurata nel 1978 e intitolata appunto all'ingegnere Renato Salvatori,
che fu vicepresidente della sezione CAI di Forte dei Marmi e che partecipò ai lavori di ristrutturazione del rifugio Forte dei Marmi, che si trova qui in questa zona appunto. Diciamo che è considerata la ferrata più semplice di tutte le Apuane, quindi è consigliabile affrontarla per chi è un po' alle prime armi, per prendere anche un po' di confidenza con questo tipo di sentieri attrezzati. Siamo quasi arrivati. La salita ormai è fatta praticamente tutta e si è fatta sentire tutta. Ti è piaciuto, Nick? Hanno tolto il buco? L'hanno coperto, ci hanno portato un po' di calcestruzzo, no? Tanto c'è il super bonus ora. Ah, ok. Ma hanno detto che le banche non... Ah, ma per il forato sì, c'hanno tutti i contatti qui. Oh. Ah, ok. Ed ecco a voi il monte forato! Siamo a monte! E anche sotto il forato abbiamo trovato il nostro posto per montare la maca, che ormai non ci tiene più nessuno. Ovviamente questo immenso foro ha causato le più variegate leggende nel corso degli anni, che provavano a dare una spiegazione del perché questa montagna fosse bucata, ma in realtà la spiegazione è semplice, tra virgolette. La conformazione rocciosa di questo monte, più in generale della zona, fa sì che la roccia sia soggetta già di per sé a fenomeni carsici. Nel corso dei milioni di anni poi il vento, l'acqua e anche lo scioglimento della neve ha causato un fenomeno di erosione, per cui si è creato quello che è un foro di 36 metri di lunghezza, 26 di altezza e nel punto massimo di spessore della roccia di 8 metri. Un altro nome con cui è conosciuto il Monte Forato poi è Pagna o Penna Forata, perché effettivamente si vede l'uomo morto, la Pagna della Croce, la Pagna Secca, la Pagna Verde, insomma siamo proprio nel cuore del gruppo delle Pagne. E io sinceramente la prima volta che vengo qua ho sempre visto il foro o da Cardose, insomma dal paese o dal mare addirittura, e venire qua è clamoroso, non si può spiegare a parole, perché lo vedi da lontano, sembra piccolino, lo dai quasi per scontato, sì, il foro, ma è una cosa allucinante. Ci sono altri esempi così nel mondo, in Slovenia, in Svizzera, in Norvegia, ma a questa altezza, di questa grandezza, non ce ne sono. È un unicum al mondo, dovete venire e godere di questo spettacolo. Abbiamo attaccato l'amaca, abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato, abbiamo fatto tutto, ma la croce è lassù. Cioè, tocca andare lassù. Hai da camminare. Andiamo lassù e ci guardiamo il tramonto. E ecco il sole che spunta e che fa capolino. Apuane a 360 gradi. Che bello. Siamo qua ad aspettare ormai le ultime luci del tramonto e vi volevo raccontare la leggenda del Monte Forato. La leggenda racconta di San Pellegrino e del diavolo. San Pellegrino che viene tentato dal diavolo, ma che non cede insomma alle tentazioni che il diavolo gli fa, e quindi il diavolo si arrabbia al punto che continua imperterrito nelle sue tentazioni, fino a che un giorno San Pellegrino, stufo ormai di questa continua insistenza, finisce per dargli un ceffone, come si direbbe in Toscana, no? E pattone. Un pattone. E appunto la leggenda vuole che il diavolo, colpito da San Pellegrino, venga scaraventato via e arrivi proprio contro la parete del Monte Forato. E la potenza appunto di San Pellegrino è tale da far sì che la montagna crolli e così da formare il foro che ammiriamo oggi. Dalla vetta è possibile percorrere con un sentiero anche l'arco che passa sopra il foro del monte.
È un sentiero che è percorribile ovviamente da persone che non soffrono tanto di vertigini, perché comunque un minimo di esposizione c'è, c'è un tratto che è particolarmente esposto, nulla di impossibile o complicato, però l'esposizione c'è, quindi se soffrite di vertigini non ve lo consiglio, se no è una bellissima esperienza. Tra l'altro proprio qui sopra l'arco, in generale sulla cresta del monte, l'anno scorso, nel 2021, è stata fatta una fiaccolata per onorare le vittime, per ricordare le vittime dell'alluvione che nel 1996 colpì la Valle della Versilia e soprattutto il paese di Cardoso, che fu quello più colpito in termini soprattutto di vite umane. Di questi periodi, proprio il 19 giugno, è l'anniversario dell'alluvione. Anche quest'anno, come al solito, ci sono diverse processioni ed eventi per ricordare la vita di queste persone. Tra l'altro, diversi anni fa, credo ormai, delle persone hanno montato una mega altalena proprio dentro il foro, cioè hanno proprio montato un'altalena che vi avrebbe permesso di oscillare all'interno, di dondolare, oscillare all'interno del foro. E Mauro sta cercando di convincermi a farla, ma io, per quanto anch'io abbia paura in realtà, c'è paura, però tutti i giorni sei lì, dai, facciamola, ragazzi. Cioè, se non siete mai stati qui, voi non avete idea di quanto sia grande e soprattutto di quanto, cioè, no, io non la voglio fare. Dai, adrenalina pura. Non la voglio fare. Cercatevi qualche immagine, ma io non la voglio fare. Abbiamo visto un tramonto veramente stupendo, veramente stupendo. Nel silenzio qua, immersi nella natura, veramente, veramente bello. Per adesso c'è da tornare alla macchina. Torcio in testa. E si parte. Ci sentiamo dopo, o ci vediamo dopo. Ci vediamo, ci sentiamo. Non lo so, perché col fatto che c'è buio. Col fatto che c'è buio. Magari ci sentiamo e basta. Ci sentiamo, speriamo. E basta, non lo so. Quella che vi ha appena fatto vedere Mauro è quello che vi dicevo prima. Quando eravamo a Foce di Pietrasciano, a Casa del Monte. Bella, sì, ristrutturata, sì. Bella casa. È un po' infestata nel verde, me la ricordavo da più piccoletto. Che infestata dai fantasmi? No, speriamo di no. E noi siamo scesi per il sentiero 12, sì. Anellando quindi, però tra poco siamo. Ora siamo sul 131, esatto, che sì. Arriva a Foce di Pietrasciano, come abbiamo fatto vedere prima, e riprendiamo poi lì il 6. Siamo arrivati alla macchina. Siamo con queste luci molto drammatiche, sì, molto, sì, molto spettrali, anche. Shakespeare sotto il forato. Essere o non essere forati. Forati, sì. I fari della macchina aiutano. Vabbè, il video per oggi finisce qua. Spero che vi sia piaciuto l'alba. L'alba, il tramonto. E il tramonto. Inseguiamo il sole. Vi invitiamo a iscrivervi al canale. A passare dai social media, a vedere Instagram, in descrizione c'è tutto, tanto trovate come al solito. E noi ci vediamo domenica prossima. Attivate il campanaccio, però. Con un nuovo video. Ciao!